Intanto buonasera a tutti, buonasera e grazie per la presenza, una presenza veramente numerosa che ci riempie di orgoglio, quindi grazie a voi. Benvenuto a Gianluigi Paragone, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, già senatore della Repubblica Italiana, nonché segretario nazionale del partito Italexit per l'Italia. Quindi bentornato in Calabria, Gianluigi. Grazie. Un ringraziamento doveroso alla stampa presente, veramente una partecipazione veramente importante. Perché questo incontro? Un incontro culturale fortemente voluto dal coordinamento regionale del partito, che mi onoro di guidare. Un coordinamento regionale che appunto ha voluto questo incontro culturale che è in linea, in simbiosi, con la missione politica del nostro partito. Una missione politica che ha dei punti cardine: l'identità popolare, la tradizione, la cultura nazional popolare, sovranismo. E questo libro racchiude questo mondo che non è nient'altro che il nostro mondo, che è quello che ci ha accompagnato negli ultimi anni, gli anni della spensieratezza, gli anni 80, gli anni 90, inizi 2000, gli anni del benessere economico. E quindi per me è un doveroso grazie, va appunto a tutto il coordinamento regionale che ha reso possibile questa giornata, tutti indistintamente hanno contribuito, la responsabile organizzativa Antonella Stranieri, il coordinatore provinciale di Cosenza Raffaele Vene, insieme a tutto il gruppo cosentino che saluto, Ernesto Lamanna che è vice coordinatore per la provincia di Catanzaro, insieme a tutto il gruppo catanzarese che saluto, ovviamente il gruppo Lametino che è il gruppo più numeroso, Maria Pangallo che rappresenta la provincia di Crotone insieme a tutto il gruppo crotonese, Francesco, saluto calorosamente, Ernesto Marziale che rappresenta la provincia di Reggio Calabria. Insomma, tutto questo è stato reso possibile grazie al contributo di ognuno di noi, quindi un applauso a loro per aver dato supporto. Ovviamente chiedo bene se ho dimenticato qualcuno, però penso che le province siano tutte rappresentate. Ma oggi vi è di più, poi lascerò ovviamente la parola a Gianluigi, come giusto che sia, io non entrerò nel merito del libro perché non ne ho né il titolo né le capacità per affrontare delle tematiche così, diciamo, puntuali ma dettagliate allo stesso tempo. Però voglio rimarcare un aspetto: oggi il nostro partito va oltre il recinto politico di appartenenza, non a caso abbiamo la presenza qui dell'onorevole Domenico Fuggiuele, che ringrazio per aver accolto il nostro invito a partecipare. Con Domenico Fuggiuele stiamo lavorando, lo possiamo dire tranquillamente, per la creazione di un progetto politico che possa ridare dignità alla città di Lamezia Terme, ovviamente un progetto politico strettamente territoriale. E quindi io inviterei per un breve saluto Domenico e poi se non ci sono, diciamo, altri interventi, lascerei poi la parola a Gianluigi per la presentazione del libro. Prego Domenico. Sentite? Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
complimenti per l'organizzazione, non da parlamentare, ma da militante che probabilmente nella sua breve esperienza ha organizzato qualcosa, diciamo, so quanto sacrificio, quanto impegno c'è dietro l'organizzazione di un evento di questa caratura, che se non ho capito male poi sarà anche itinerante rispetto al territorio calabrese. Avete un bel lavoro da fare, quindi vi faccio un grande in bocca al lupo. Oggi non è facile coagulare le persone intorno a qualsiasi cosa, figuriamoci coagularle intorno ad un'idea che dovrebbe essere alternativa rispetto a quello che ci racconta il mainstream. Ma voi ci state riuscendo, e non sono tante le forze politiche che riescono a farlo. La mia presenza qui è evidente, non è un dovere istituzionale. Io sono presente con un grande piacere, e quel piacere che mi monta dentro quando mi trovo a confrontarmi con occasioni che sono, come diceva Massimo, politico-culturali, ma soprattutto quando ho la sensazione di trovarmi di fronte ad una platea di militanti, e soprattutto una platea che è molto tenace. C'è bisogno di gente libera, c'è bisogno di persone che credono, che lavorano disinteressatamente, che si vogliono donare alla comunità. C'è bisogno di una militanza rivoluzionaria che sia capace di contrapporsi a quello che è il perbenismo ben pensante, che ci vuole propinare la globalizzazione, quella globalizzazione che sin dai suoi albori ha deciso di eliminare quei valori di cui parlava Massimo, l'identità e la tradizione. Quella globalizzazione che è nata per omogeneizzare la società e la cultura, ma che nella sua opera, diciamo, omologante, sta riuscendo invece a dare vita a delle frantumazioni inedite, dalle quali cosa scaturisce? Il ritorno della questione identitaria, il ritorno di quel valore del passato che volevano sottacere, ritorna prepotentemente. E allora ritorna come reazione a quell'ideologia del medesimo, quello che così viene detto nell'immaginario collettivo della società, che ci vorrebbe tutti uguali. Allora questo mondo che noi dobbiamo affrontare con la lucidità che ormai hanno perso tutti coloro che ci circondano, è un valore che noi dobbiamo affrontare e che dobbiamo cercare di portare avanti attraverso una contrapposizione ad un mondo che ci indica l'io disinteressato, ma che invece fa riemergere questa identità che dà senso alla nostra appartenenza. E questa identità si iscrive nel mondo della cultura, si iscrive nel mondo della tradizione, ed essa stessa struttura le nostre appartenenze. Ho avuto modo di comprendere quello che può voler dire questo libro. La tradizione è fondamentale per ogni società, per ogni cultura. La gente, nonostante le spinte di questa società moderna e postmoderna, ricerca sempre di più la riscoperta dei valori del passato. In quest'epoca di cambiamento repentino, la continuità è quello che la gente va a ricercare, è quello che la gente ha bisogno. Allora, questo libro, che noi terremo sotto l'ombrellone per i prossimi 2 mesi, perché ho visto che è un bel tormento, può diventare, secondo me, uno strumento di approfondimento, di riflessione libera dai vincoli del mainstream, perché la capacità critica degli splendidi anni 80 e 90 era tale perché era alla base del pensiero, perché era alla base della creatività originale. Oggi noi rischiamo, anzi, siamo con tutti e due i piedi nell'abuso non solo della tecnologia digitale, ma anche e soprattutto e purtroppo dell'intelligenza digitale. E questo fa malissimo, perché l'intelligenza digitale è sintetica, non ci appartiene e dunque è omologata. E allora concludo: ritornare all'identità, ritornare alla tradizione,
vuol dire ritornare ad avere idee originali, vuol dire ritornare ad essere rivoluzionari con idee proprie. E io dico, ed è l'auspicio che lascio a questa platea e faccio di nuovo i complimenti, il mio auspicio è che tra rivoluzionari identitari ci si possa sempre di più comprendere. Buon lavoro. Grazie Domenico, sempre preciso e puntuale. Allora, prima di dare la parola a Gianluigi, due comunicazioni di servizio molto semplici. È possibile acquistare il libro di Gianluigi, là in fondo vi è il banchetto con la presenza di Antonella e vi è anche la possibilità di poter sottoscrivere la tessera di Italexit. Aggiungo semplicemente che a fine manifestazione vi sarà un momento conviviale, quindi saremo lieti di passare insieme a voi un momento conviviale al primo piano dell'Hotel Felipe, che ringrazio per averci accolto in questa magnifica location. E colgo l'occasione, perché è arrivato adesso, per salutare Mimmo Gianturco, consigliere comunale di Lamezia Terme, anche con lui stiamo ragionando per il vieni avanti, vieni tranquillamente. Quindi adesso io, salutando nuovamente tutti voi e tutti i quadri del partito, darei la parola a Gianluigi Paragone. Moderno sarà lei. Vai Gianluigi. Beh, grazie, io mi spoglio nei panni politici e cerco di rimettermi laddove forse ci eravamo anche conosciuti, cioè nei panni del divulgatore, del narratore, del giornalista. E questo è un libro di specchi, lo specchio dell'Italia che i nostri nonni ci hanno messo in mano, e lo specchio di quell'altro mondo che è difficile da percepire, è il mondo dell'intelligenza artificiale, è il mondo della carne sintetica, è il mondo di uno strano green, di un green che di ecosostenibilità, che ci impone di cambiare le case a nostre spese, perché lo ha deciso l'Europa e soprattutto l'hanno deciso quei paesi del nord Europa che da tempo non vedono l'ora di indebolire la ricchezza degli italiani, perché gli italiani hanno una ricchezza privata enorme che pochi altri paesi hanno, e hanno soprattutto un patrimonio immobiliare che è frutto del sacrificio esattamente dei nostri nonni, i quali ci hanno lasciato anche in eredità degli immobili che ora all'Europa non vanno bene, quindi decidono con un tratto di penna di dover essere cambiati. Ci poteva pensare il mercato nella sua dinamica normale, invece l'Europa cosa ha voluto fare? Ti impone di andare a cambiare queste regole in modo tale che siano cambiati i coefficienti di ecosostenibilità dell'immobile, ma a spese di chi? Di chi è il proprietario di casa. Ma qual è la grande differenza tra noi e i paesi del nord Europa? È che i paesi del nord Europa non hanno la cultura della proprietà immobiliare, perché noi abbiamo costruito tutto, si diceva un tempo Dio, patria e famiglia, casa e bottega, quindi la casa è centrale, ci si indebitava, i nonni si indebitavano per la casa e sulla casa, ci si indebitava sapendo che quello era l'unico debito ed era anche l'assillo che non faceva dormire i nostri nonni. Oggi invece siamo pieni di debiti, di rate da pagare per un mondo che è molto meno solido. E quindi è questo omaggio, ma non un omaggio così da album dei ricordi, è un omaggio identità, perché l'Italia che i nostri nonni ci hanno messo in mano è esattamente l'Italia che tutto il mondo chiede, vuole, cerca. È l'Italia del sacrificio, è l'Italia del lavoro, è l'Italia del rispetto del datore di lavoro e del lavoratore, perché il grande lavoratore un giorno si mette o può pensare di mettersi in proprio, diventare un piccolo imprenditore,
E il grande lavoratore è colui che non imbroglia, è colui che sa che il lavoro è fatto di sacrificio, è fatto di sudore, è fatto da una sveglia che è puntata la mattina presto, per andare magari a lavorare nei campi. E non c'è bisogno di queste mode green, ambientaliste, ecosostenibili, ma vogliamo spiegare l'ecosostenibilità a chi ha visto nel rapporto simbiotico con l'agricoltura il proprio credo. La modernità sta mettendo i sensori alle piante e agli animali, perché così possiamo capire sempre di più il linguaggio delle piante. Guardate che un vero agricoltore parla già con le piante, le conosce, sa quando una pianta è in sofferenza, e quindi non abbiamo bisogno dei sensori. Eppure vedete, l'arroganza di questa modernità è tale che pensano di sostituirsi quasi a Dio. Guardate che pericolosa questa modernità, che non è una modernità, è il più grande gesto di arroganza di un'elite che si sta comportando da padrone. È il più grande gesto di arroganza di chi pensa di sostituirsi a Dio e alla natura, e che ti dice che un giorno, quando ci dicevano i bimbi li portano le cicogne, quando eravamo piccoli ci dicevano questo. Bene, oggi magari arriveremo a prendere confidenza con un mondo che invece di dire che i bimbi li portano le cicogne, ma i bimbi li porterà un pacco Amazon della genetica. Perché ti puoi scegliere, il sesso, il colore dei capelli, come se fosse un supermercato. E allora vedete che il valore umano continua a essere eroso, aggredito. E che arroganza è quella di un uomo che pensa di sostituirsi a Dio e alla natura, che pensa di poter rivendicare il diritto a che due uomini possano diventare genitori, perché il capriccio degli adulti è tale, soprattutto chi se lo può permettere da un punto di vista del portafoglio, è tale che io decido che un uomo con un altro uomo può avere un figlio soltanto perché ha pagato una donna che fornisce il figlio. Questo non è natura, questo non è diritto, questa è presunzione assoluta. Ecco perché il racconto parte dai nonni per arrivare anche a questi temi. Perché io penso che la modernità stia cambiando forma, stia cambiando atteggiamento, e rischia di portarci in una deriva che poi non la governiamo più. Fin tanto che a un certo punto tornerà di nuovo un bambino e dirà al re: il re è nudo. Perché io non credo che questo tipo di società potrà reggere a lungo, e io penso che alla fine qualcosa accadrà, ed è la mia speranza. Quando alla fine del libro chiesi a Mario Giordano, che è un amico, un collega: Mario, ti va di scrivere la prefazione del libro? Lui disse: guarda Gian, sono veramente incasinato, perché anch'io ho chiuso il mio libro, lo devo portare anch'io in libreria, tempo non ne ho, però mandami due capitoli e vedo che cosa riesco a fare. Passarono circa 3 ore e Mario mi manda un messaggio dicendomi: ti ho scritto la prefazione. Per me è stato bello, non solo perché era un gesto di amicizia, del quale ovviamente lo ringrazio ancora, ma perché aveva forse centrato quello che io volevo dire. E infatti mi scrive: scusami Gianluigi, se anziché parlare del tuo libro sto parlando di me, ma credo che questo libro farà lo stesso a tutti quelli che lo leggeranno. Risveglierà la memoria, sbloccherà i ricordi, e il passato apparirà per quello che è: bellissimo. Ecco, e non è soltanto l'inganno della fantasia, è forse che quello che anche lui ha capito, e io sono sicuro che lasciando andare i ricordi capirete anche voi,
capiremo che la trappola della comodità, perché ti dicono, beh, ma quanta comodità abbiamo adesso che col telefonino possiamo fare tutto? Ecco, la comodità è come il formaggio nella trappola per topi, sembra una cosa buona, ci attira, e invece sta lì solo per renderci prigionieri. Questo è il moderno Saraley, è una specie di cassettone dove tiriamo fuori i nostri ricordi. Quando ero piccolo, nella mia cameretta avevo il mio cassettone dove c'erano i Playmobil, c'erano i Lego, c'erano le macchinine, e io utilizzavo tutto questo per costruire il mio mondo, ed ero io però il protagonista. Se oggi vedete i ragazzi che giocano alla PlayStation o al videogioco attaccato al cellulare, vedi che non sei più protagonista, sei lì imbambolato, però non sguinzaglia la fantasia. Noi, quando eravamo piccoli, e io lo scrivo, giocavamo con niente. Un maglione e uno zaino, o due zaini o due maglioni. Non importava cosa buttavi a terra sul prato, tanto le porte uscivano una chiavica lo stesso. Del resto, che porte possono essere quelle che vanno da qui a lì? Però io i guanti da portiere me li mettevo lo stesso, anche se erano quelli da sci. Era un modo per sognare ad occhi aperti, per volare da un palo all'altro, come facevano i portieri, quelli veri, quelli che non si sbucciano le ginocchia o i gomiti. Forse anche perché in oratorio non c'era l'erba, ma era cemento. E comunque, se giocavi all'aria aperta, i campetti erano tutti pieni di sassolini, di ghiaietta, di gibbe e di buche. E io mi tuffavo, facevo le uscite a terra e poi rientravo a casa, coi pantaloni macchiati di verde e marrone. E pazienza se erano quelli della tuta. Ma se andavi a giocare di pomeriggio e avevi sui jeans, allora ti dovevi beccare la mamma, che urlava come gli allenatori veri, soltanto che lei si arrabbiava perché l'erba non viene via. Adesso te li tieni così. Ed è un continuo gioco. Cioè è un continuo gioco che parte dai ricordi e ci fa capire l'importanza di piccoli gesti. Quando bucavamo il pantalone, mettevano le toppe le mamme, usavano l'aghifilo, perché c'era il concetto del recupero. Oggi invece non si recupera nulla, perché tanto con quello che costa lo compriamo nuovo. E allora non educhiamo neanche più i ragazzi al concetto del recupero. Anche il pane di ieri per i nonni era un pane che aveva un valore. Era il pane attraverso il quale poi si inventavano la merenda da re. Lo sponzavano, gli mettevano il pomodoro, gli mettevano l'origano, gli mettevano l'olio. E cavolo se me lo ricordo quel sapore dell'olio. Perché quando eravamo piccoli avevamo già capito qual era il vero sapore dell'olio. Che era un po' amarognolo, pizzicava. I nostri figli, i miei figli, quell'olio lì non lo possono reggere, perché è troppo aggressivo per il loro palato, che è già stato standardizzato. Perché l'olio, che quando si fanno anche i figli il pane con l'olio, prendono l'olio della bustina, perché è più comodo. E allora i nostri nonni, senza magari sapere il valore educativo che stavano trasmettendo, perché era un po' nella natura del passaggio generazionale, della tradizione, ci avevano messo quello che in gergo tecnico si chiama imprinting. Cioè tu sei già lì, tu ti ritrovi in quei sapori. E guarda caso, proprio lì stanno facendo di tutto per rompere i sapori, per rompere la tipicità, la forza, l'identità di quei sapori, di quella forza che è l'agroalimentare. Io quando, questa qui è la quarta presentazione, pensate un po', questo libro ancora in libreria non c'è, ho aspettato, uscirà il 5 di luglio, io ho voluto dedicare a noi le prime presentazioni, arrivando noi con i libri, perché non voglio venderlo in libreria, io lo voglio raccontare, io voglio continuare ad andare in giro. Ho cominciato il 25 a Sarzana, parlando alle piccoli produttori agricoli. Poi sono andato a Milano con Mario Giordano, 27, il 28 ero ad Arco, Trento, oggi sono in Calabria, domani vado
a Roma, il 4 sono a Bologna, il 7 a Bergamo, l'8 a Treviso. Cioè, io voglio parlare, voglio raccontare perché è importante. E quando faccio le presentazioni, per lo più all'aria aperta, accendo un toscano. Guardate che anche i toscani sono parte di un nostro valore identitario. Anche il cinema americano, Clint Eastwood, aveva il toscano che pendeva, sigaro, che però attenzione è sigaro italiano. E c'è anche qui c'è una filiera di produzione, che è importante. Però perché lo accendo? Perché, come tutti sanno, come tutti i fumatori sanno, sul pacchetto di sigarette c'è un'avvertenza. Tra poco questa avvertenza ce la metteranno anche sul vino. Sulle etichette cominceranno a scrivere che l'alcol, il vino, provoca un rischio. E io vorrei dire perché sul vino mi dovete appiccicare questa etichetta e sulla Red Bull no. La Red Bull fa peggio del vino. E allora in questo libro, tra le altre cose, racconto perché si arriva qui e qual è l'inganno. Qual è il paese che ha autorizzato questa etichetta per primo? È l'Irlanda. Che c'entra l'Irlanda con il vino? Niente. Però guarda caso, l'Irlanda è la sede fiscale delle multinazionali del food and beverage, cioè del cibo spazzatura, delle bevande spazzatura, che andranno ad aggredire attraverso le normative, attraverso il lobbismo che esercitano in Europa, andranno ad aggredire quello che cuba l'agroalimentare italiano. Sapete quanto cuba, ultimo dato, il vino italiano? 14 miliardi. Noi facciamo 14 miliardi, di cui la metà in esportazione. Capite cosa vuol dire togliere di mezzo un player, un competitor che ha un così grande impatto? Vuol dire liberare quote di mercato. Però lo fanno per il nostro bene, come la carne sintetica. Ti dicono che lo fanno per il nostro bene, poi vai a guardare, metti in controluce i benefattori, gli attori del nostro bene e scopri che ci sono i pochi grandi multimiliardari. Il più grande latifondista privato in America si chiama Bill Gates. E non è un caso che Ursula von der Leyen presenta il piano alimentare per il nostro bene con Bill Gates. E guarda caso, lì dentro, ancora una volta, c'è la modalità di predicazione del nuovo, del moderno, del salutare, e lo fanno sposandosi con i grandi interessi. E devo dire che qui abbiamo un grande presidio, che è la Coldiretti. La Coldiretti sta facendo una battaglia ferma, con parole durissime, nei confronti di questi signori. E io qui dentro le vado a citare, ed è giusto che fossero messe nero su bianco queste cose, perché quando uno si batte e ha il coraggio di dire determinate cose, è bene anche riconoscerlo riportando le frasi. Poi ci sono tante sfaccettature, ci sono, ripeto, tanti ricordi. Adesso a caso mi prendo un capitolo che si intitola Ti sei lavato le mani. E tutti noi ci ricordiamo la centralità della tavola. La tavola oggi è quasi un momento mordi e fuggi. Cioè si sta a tavola, ognuno sa quei telefonini, si parla poco, però attenzione, il problema non è colpa dei nostri figli, la colpa è innanzitutto nostra. Iniziamo a prenderci le nostre responsabilità, perché è colpa nostra se la tavola è diventata un momento sbrigativo. Quando noi andavamo a casa dei nonni, la nonna si svegliava la domenica presto per cucinare. E lo faceva perché arrivavano i nipoti, perché era il più grande gesto d'amore e di rispetto che convergeva nella tavola, e la tavola era centrale.
era il momento di una identità, di una comunanza, di una cultura, cosa che è diversa rispetto al mondo anglo-americano. Si sta a tavola e esattamente come siamo a tavola oggi, siamo a tavola così perché ti devi sfamare, e quindi è chiaro che se tu ti sfami qualsiasi cosa ingurgiti e poi alla fine non capisci l'importanza di un sapore. Allora quella tavola era centrale. Quando eravamo piccoli si arrivava da scuola, e ovviamente in quel tempo a scuola si usavano le penne e i quaderni, non c'era la lavagna multimediale, i libri, e a scuola insegnavano a scrivere, quindi facevi proprio i cerchi, le aste, e quindi si arrivava con le mani sporche o di pennarello, perché pensate un po', a scuola elementare si disegnava. Ci facevano disegnare, non si parlava di ogni cosa. Oggi a scuola è problema del bullismo, scuola. Problema della tossicodipendenza, scuola. Problema di ogni cosa, scuola. Educazione stradale, scuola. E poi alla fine a scuola non si fa più quello per cui si dovrebbe stare a scuola. Però il resto... La scuola è importante, ma è importante se tu non arrivi a capire che la scuola è importante. Io ho sentito dire, per capire l'importanza dell'intelligenza artificiale devi ridurre le ore di latino e di greco. È una cretinata assoluta, perché chi ha fatto il classico, e poi io l'ho fatto per esempio, e poi ha affrontato anche le materie tecnico-scientifiche, ha fatto ingegneria, ti dice: io, grazie al rigore della logica del latino e del greco, ho capito l'importanza e ho avuto una facilitazione, perché il latino e il greco ti davano, attraverso la grammatica, una scansione precisa. Quindi altro che facciamo a meno del latino e del greco, che poi vuol dire facciamo a meno della nostra identità del Mediterraneo, che guarda caso è il non luogo dell'Unione Europea. Perché l'Unione Europea, a furia di guardare al Baltico, si è dimenticata l'importanza fondamentale del Mediterraneo, che è strategico, è centrale. L'Europa o sta nel Mediterraneo o non esiste, non è importante. E il Mediterraneo comprende sicuramente la Calabria, la Sicilia, ma comprende anche Venezia. È lo stesso mare, lo stesso gioco di incroci. Ecco perché hanno paura del Mediterraneo, perché è quel luogo lì che ormai è diventato soltanto un problema da gestire per i flussi migratori. Ma il Mediterraneo non è quella cosa lì e basta, lo è diventata perché ancora una volta evidentemente c'è un bisogno di rompere le strutture nazionali, le identità, e quindi è tale libera tutti e avanti tutti. Perché? Perché ovviamente cosa c'è? La descrizione del buono, e gli altri sono cattivi. Io me la ricordo la copertina dell'Espresso Salvini e Soumahoro. Soumahoro, questo è un uomo, quest'altro no, quindi se non è un uomo sarà la bestia. Poi si è visto come è andata a finire, perché loro non guardano mai, perché fanno finta di non vedere, ma sanno. Ma ritorno indietro. La tavola, vi dicevo, si arrivava a tavola con le mani sporche, e le mamme cosa ti dicevano? Ti sei lavato le mani? Che era anche quello un approccio importante. Perché ho voluto scrivere questo capitolo partendo dal ricordo di ti sei lavato le mani? Perché durante la pandemia è accaduto che ci hanno insegnato a lavarci le mani. Ora, qualcuno di noi ha un ricordo dell'infanzia dove qualcuno ti insegnava a lavarti le mani? Io no, al limite ho il ricordo di me piccolino con mio papà che prendeva le nostre mani piccole, le metteva nelle sue, ce le strofinava, perché noi non arrivavamo al lavabo sostanzialmente, quello, quindi comunque avevamo capito il meccanismo. Eppure pensate che in pandemia, durante il Covid, e vado a leggere, abbiamo dovuto aspettare il Covid per leggere in bagno cartelli plastificati, obbligatori per legge, con le istruzioni per l'uso.
Nei bagni dei luoghi pubblici fanno ancora bella mostra, quasi fossero un repertorio archeologico di quel tempo, i plastificati con le istruzioni, che ho riportato testualmente e che vale la pena di leggere, perché da qui capisci alcune cose. Prescrizione per il lavaggio delle mani. Piccoli gesti di prevenzione che aiutano a ridurre i rischi di contagio. Come lavarsi le mani con acqua e sapone. Guardate che era tutto scritto, con tanto di bollinatura. Durata della procedura 40-60 secondi. 1. Bagna le mani con l'acqua. 2. Perché poi nessuno l'ha letto, giustamente. Però io l'ho scritto mentre lo scrivo, cioè rimanevo così. 2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani. 3. Frizziona le mani palmo contro palmo. 4. Il palmo destro sopra il dorso sinistro, intrecciando le dita tra loro e viceversa. 5. Palmo contro palmo, intrecciando le dita tra loro. 6. Dorso delle dita contro il palmo opposto, tenendo le dita strette tra loro. 7. Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa. 8. Frizione rotazionale in avanti e indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa. 9. Risciacqua le mani con l'acqua. 10. Asciuga accuratamente con una salvietta monouso. 11. Usa la salvietta per chiudere il rubinetto. 12. Una volta asciutto le tue mani sono sicure. 13. Buonanotte al secchio. Allora, la domanda è, ma perché lo hanno fatto? Semplice. Perché ci avevano messo nella condizione di essere impauriti, di non riflettere più, perché quando tu hai paura sei come nel buio. Noi da piccoli avevamo paura del buio e chiamavamo la mamma, e qui quando ti mettono in testa che sei contro un pericolo di cui non sai, devi avere paura, è tutto nero attorno, ti affidi a qualcuno, e quel qualcuno era già stato costruito, e quindi ci sarà la multinazionale del farmaco che ti darà la sua bontà, ti trasmetterà la sua carezza, e quando non c'è quello ti diranno che c'è il metaverso. Per fortuna che abbiamo Facebook e il metaverso. Che poi nella lettura di questo libro vi dirò che cos'è il metaverso e che cosa fa, vi dirò prove alla mano, testimonianze narrate di come catturano i nostri dati, perché entrano nelle case di tutti esattamente come entrano nelle vite di ciascuno di noi, e lo fanno senza chiedere il permesso. I nostri ragazzi pensano che tutto questo sia giusto, moderno, veloce e comodo. Non hanno capito che i nostri ragazzi, ma anche noi, saremo portati a compiere delle azioni che loro hanno già previsto sulla base di tutti i comportamenti che noi abbiamo lasciato su questi mezzi. Cambiando il televisore e prendendo i televisori moderni, voi forse non vi siete accorti che avete, soprattutto laddove qualora aveste un Samsung, perché sono quelli che hanno fatto l'accordo programmatico, avete la stringa di Google. E il microfono è sempre attivo e cattura tutto quello che è attorno. E se non è il televisore in stand-by, sarà Alexa, piuttosto che saranno i telefonini, piuttosto che qualsiasi cosa. Noi ci stiamo mettendo, con la felicità delle vispe terese, ci stiamo mettendo delle spie in casa. E elaborano tutti quei dati che consentiranno poi di dirci: ah, però almeno sappiamo, dicendo: Alexa, quale film mi consigli stasera? Ma vaffanculo, ma devo chiedere il bisogno ad Alexa per vedere anche il film stasera? E tutto diventa normale.
Io me lo ricordo, io avevo TV Sorrisi e Canzoni ed era bello, mi divertivo, segnavo e addirittura quando potevo c'erano il VHS, lo infilavo dentro, memorizzavo e guardavo quella cosa lì. Ed era mia, la cassetta era mia. Se voi prendete qualcosa in acquisto via streaming, non è vostra. Perché anche laddove l'aveste comprato e doveste portare all'estero il vostro tablet, se il player, il Netflix piuttosto che non so chi, non ha i diritti anche in quell'altro stato, quel film che avete comprato non ve lo vedete, perché non è vostro. Io il DVD me lo compravo e ce l'avevo, il VHS era mio, poi dopo la racconto. Noi siamo quelli che hanno parcheggiato la macchina in seconda fila per riconsegnare le cassette a Blockbuster e non abbiamo mai capito se sti 3 giorni partivano dal giorno dopo, dal giorno stesso. E poi ho raccontato anche di quando non si andava a Blockbuster, magari c'era la videoteca più piccola che aveva le salette vietate ai minori di 18 anni. E lo racconto. Vedete, anche l'approccio con la pornografia era totalmente diverso. Oggi i ragazzi hanno un accesso facilitatissimo, senza filtri, senza barriere, alla pornografia. YouPorn e altro. Ma anche attraverso filmati che si passano via WhatsApp. E voi potete pensare di bloccare qualsiasi cosa, ma non avete capito che i nostri figli sono un passo oltre. Il problema è che stiamo generando una generazione di insicuri. Vedete, noi comunque dentro quella saletta ci batteva il cuore perché avevamo paura di essere sgamati. E c'era il passaggio di stecca del giornale pornografico, perché era il passaggio anche generazionale. C'è un capitolo che si intitola Da Moana Pozzi a OnlyFans. Però è un pezzo di quello che sta accadendo. Ogni cosa. Adesso è vero che abbiamo la musica sul telefonino, però guardate che a furia di pensare e di dire tanto la musica è gratis così io non devo pagare, però così ragazzi non funziona, perché un giorno non ci sarà più la musica. Perché la musica è fatta da un'industria, è fatta da dei musicisti che non possono non essere pagati. Non puoi non riconoscere dei diritti d'autore. Non puoi pensare che siccome la musica è gratis, lo studio di registrazione non venga pagato. Ti crolla anche quel mito e le canzoni sono una macchina del tempo. Quante volte ascoltando una canzone del passato vi ricordate di quel tempo? È l'unica vera macchina del tempo la musica, così come un vecchio libro. Ecco perché io dico attenzione a pensare che l'immaterialità sia un vantaggio, perché guardate che non è solo il ricordo del tempo felice, è il ricordo di qualcosa che rimaneva. Il mondo che si sta costruendo è un mondo che deprivatizza. E infatti cosa ti dicono? Io posso aggredire il tuo potere d'acquisto, ti posso anche dire la retribuzione non è importante, tanto ti do un bonus. E io ti educo al concetto del bonus che ti do io. Poi non ti puoi comprare la macchina, vabbè, non c'è problema, tanto ci sarà il car sharing. E poi ci sarà lo sharing sulle case. Però attenzione, perché finché fai quello che ti dicono loro va bene. Quando poi maturerà l'identità digitale e tu non avrai magari pagato una tassa, perché non ce la fai, o una bolletta, un qualcosa, o addirittura non hai pagato la rata della macchina, ragazzi, sapete cosa succede? Che la modernità diventa uno strumento a loro vantaggio, perché la macchina non parte, perché loro la possono controllare. E del resto sei tu in torto, perché sei tu che non hai pagato. E quindi inizierà ancora una volta la sfida tra noi poveri. Esattamente la replica di quella che è la sfida
del l'artigiano non batte lo, vuole essere pagato in nero, e il barista non batte lo scontrino, come se il problema dell'evasione fiscale veramente in questo paese è data da questi operatori, non dal grande sistema finanziario che evade a norma di legge e che va all'estero. Sentire la predica dal gruppo Gedi, Stampa e Repubblica, quando i signori Elkan hanno distrutto anche la Fiat e ormai fanno finanza e vanno fuori e la loro sede fiscale è fuori, io non ho voglia di sentire il predicozzo, perché è l'ultimo che può fare il predicozzo. Però loro sono moderni e sono europeisti e non fanno violando la legge, no? Perché loro vanno laddove le tasse le possono pagare loro, ma un artigiano mica può andare in Olanda, mica può andare in Lussemburgo, mica può andare in Irlanda. Adesso stanno costruendo una tassa al 15% per le multinazionali che fanno un fatturato al 7%. Ragazzi, voglio capire, com'è che un artigiano deve fare il 30 e passa di tasse e la multinazionale deve essere a 15, e quando la Lega ti dice che voglio fare la tassa, l'aliquota unica, la tax, non va bene? Ma guardate che la stanno già facendo, si chiama Global Tax. Allora io dico, ci facciamo l'Italian Tax e chi produce in Italia si prende la tassa al 15%. Perché o giochiamo tutti la stessa partita, oppure se io devo andare anche con l'Europa che mi fa la guerra all'agroalimentare, il sistema fiscale che consente le asimmetrie, perché dentro l'Europa ci sono i paradisi fiscali, non mi sta bene. Non mi sta bene. E allora questa è una battaglia che è vera, è di identità, ma di nostra sopravvivenza. Noi siamo richiesti nel mondo perché siamo Italia, perché siamo made in Italy. Che cosa sono i faraglioni di Capri? Sono due scogli che escono dal mare, sono due scogli, sono due pietre. Eppure il mondo va a Capri a farsi la foto perché quei due scogli sono il sogno italiano. E quando guardatela la potenza, se io vado all'estero, ma perché devo pagare la tassa di soggiorno a volte anche a 10 euro e in Italia tu non puoi mettere una tassa di soggiorno per gli esteri a 10 euro? Ma sapete cosa vi dico? Caro mio, tu vuoi venire in Italia perché è il paese più bello al mondo, se sei in un 5 stelle tu mi lasci lì sul banco 50 euro come minimo di tassa di soggiorno, perché se vai a 5 stelle lusso puoi pagarmi 50 euro di tassa di soggiorno e non ti cambia la vita. E tranquilli, tranquilli, la pagano, perché non è un problema. Se un turista va su 5 stelle lusso non è un problema 50 euro. E anche te lo posso anche mettere di più. Quindi queste sono un po' le cose che poi non lo apro, vengono a mente. Adesso si parla della farina di insetto, no? Guardate che anche quello è una modalità per rompere l'identità di un paese. E qui riporto un articolo di un signore che non l'aspettate e che vi vado a leggere per chiudere. Ciò di cui vi voglio parlare davvero sono i fagioli, i piselli, le lenticchie o i legumi in genere. Questi frutti della terra sono ricchi di proteine vegetali e tutti sanno del loro valore nutrizionale. Possono sostituire la carne, e nel Medioevo la gente non ne mangiava di carne, a meno che non riuscisse a fare crescere qualche gallina o sapesse cacciare in zone non controllate dai signori locali. La coltivazione dei legumi cominciò a diventare comune proprio nel X secolo, portando un effetto positivo in Europa. Le persone erano in grado di assumere proteine, diventarono più robuste, vivevano più a lungo, facevano più figli. Crediamo che le invenzioni e le scoperte in grado di cambiare la nostra vita siano dovute solamente a macchine complesse. Ma in questo caso noi discendiamo dagli europei che nel X secolo cominciarono a mangiare fagioli. Non lo scrisse Bud Spencer, eh?
La storia dei legumi nel Medioevo dovrebbe avere un significato per noi oggi. Ci dice che i problemi ecologici andrebbero presi sul serio. Ci dice che dovremmo consumare meno cibo, nutrendoci meglio. Questo non lo ha detto un esponente del governo, non lo ha detto il presidente della Coldiretti, e lo scrisse tantissimi anni fa Umberto Eco. Quindi, quando ci dicono che facciamo, che vogliono introdurre le farine di insetti perché così diamo più proteine, bastava insistere sui legumi. E questo già appartiene a noi, già ci appartiene, è già nostro. E allora la verità è che vogliono rompere un sistema valoriale, un sistema economico. Grazie a tutti. Gianluigi, in termini di pubblico veramente importante, non a caso abbiamo finito, esaurito tutte le copie del libro, e questo è un ulteriore tassello che dimostra che i temi trattati nella giornata odierna sono temi attualissimi. Noi come lavoro di momento regionale abbiamo inteso organizzare questo evento, e ringrazio tutti i partecipanti e tutti i membri del coordinamento regionale che sono escluso. È un evento culturale in linea, appunto, come ho ribadito durante il mio intervento, in linea con la missione politica del nostro partito, che ha di cardine imprescindibile, ovvero l'identità popolare, la tradizione e la cultura nazionale popolare di un sovranismo. Questo libro racchiude appunto quello che poi è il nostro mondo, che è un fascismo che abbiamo vissuto negli anni 80, negli anni 90, inizio 2000, anni di spensieratezza e anni di benessere economico e sociale. Beh, bisogna recuperare il senso di quei valori. Io non a caso ho voluto ricordare quale Italia i nostri nonni ci hanno messo in mano, quali insegnamenti, quali valori i nostri nonni ci hanno messo in mano. Erano valori solidi, e poi erano anche quei valori che oggi ci permettono di superare le crisi, perché grazie al lavoro loro, grazie alla cultura del risparmio, oggi sappiamo come resistere purtroppo ad una crisi che svuota il risparmio. Quindi è una consapevolezza che quella era l'Italia giusta. Si pone facendo azione politica di contrasto. Siamo contrari assolutamente alla logica delle armi per uscire, perché pensiamo che è solo attraverso un tavolo di mediazione, ecco perché non possiamo che seguire con attenzione, con cura, e io metto anche con la preghiera l'avventura, lo spirito di Monsignor Zuppi, che a nome del Vaticano sta tentando l'unica strada della mediazione. No, perché a 50 anni la tua biografia è assolutamente prematura, è invece la biografia di un tempo, questo sì, è la biografia di un tempo che io racconto, e siccome era un tempo felice, non posso che essere felice nella narrazione dello stesso.